Quando diciamo salute, se qualcuno dice che non hai malattie, non significa che sei sano. Quando ti svegli al mattino, ti senti vivo e vivace. Oppure no? La parola salute deriva dalla parola intero. Devi avere un certo senso di integrità del corpo, della mente, dell'energia e della natura fondamentale della tua esistenza. Se tutte queste cose sono allineate, ora, quando ti svegli al mattino, ti senti come se fossi appena nato. Se questo ti accade, allora significa che sei sano. Una semplice cosa che tutte voi ragazze potete fare è portare il 40-50% del cibo nella sua forma cruda. Cioè è vivo, deve essere una cellula viva, può essere una verdura, un frutto, una noce, possono essere fagioli germogliati. Almeno il 40-50% del cibo che mangi deve essere vivo. Mangi cibo morto e vuoi vivere? Questa è una cosa un po' difficile da fare perché devi resuscitare i morti adesso. Quando cuoci il cibo, per digerire il cibo, tutti gli ingredienti necessari per la digestione non sono solo nel corpo. Anche il cibo porta questi enzimi. Quando cuoci il cibo, stai ampiamente distruggendo questi enzimi. Senza gli enzimi, quando mangi, adesso il corpo deve lottare per ricostruire quella parte che è stata distrutta e solo allora può digerire. Normalmente, nella prima ora, ora e mezzo dopo mangiato, tende a buttare giù il corpo. In seguito, lentamente, si riprende. L'hai notato? Quindi, il cibo è per l'energia, ma noi prepariamo il cibo in modo tale che porta via l'energia nella prima ora e mezzo. Solo dopo, lentamente, ritorna. In ogni caso, per quanto buono sia il tuo processo digestivo, comunque non puoi mai ricostituire tutti gli enzimi che abbiamo distrutto con la cottura. Solo parzialmente possiamo farlo. Se il tuo processo digestivo è molto forte e buono, ricostituisci circa il 40-50% di ciò che è stato distrutto. Se fa un tipo di digestione un po' timida, è molto meno. Quindi, in qualsiasi modo, se mangi del cibo cotto, il 50-60% del cibo che mangi va generalmente sprecato, ma il corpo deve comunque processarlo. E la quantità di energia che spende e la quantità di trauma che attraversa è molto grande. Il cibo significa molte cose per molte persone, ma essenzialmente per il corpo è carburante. Se metti il giusto tipo di carburante, questo sarà attivo in un certo modo. Se metti il tipo sbagliato di carburante, in qualche modo ce la farà. Non ti dico mangia in questo modo, mangia in quel modo. Sperimenta soltanto e vedi, d'accordo? Sperimenta soltanto e vedi. Stasera, se vai, invece di mangiare qualsiasi cibo cotto, mangia solo frutta e vedi. Domani mattina non avrai bisogno di una sveglia, ti sveglierai prima della sveglia. E vedrai, tutti questi occhi non saranno appiccicati così, cos'ha? Ti svegli e istantaneamente sei acceso e vigile. Le persone non sanno cosa significa essere assolutamente a proprio agio nel corpo. Il 95% delle persone non lo sa purtroppo, perché hai messo il tipo di carburante sbagliato. Puoi tenere questo corpo come brezza, semplicemente va davanti a te. Non devi trascinarlo dovunque vai. Deve galleggiare davanti a te. Puoi farlo, mettendo semplicemente il giusto tipo di carburante.